Sai cos'è la parte difficile? È che non ci sono vestiti buoni per Shiki. Siccome lei probabilmente è il personaggio con cui inizi, non trovi granché e successivamente non ne trovi. Meglio di nulla, no, Shiki? Sicuramente odieresti una roba del genere. Sinceramente per Shiki non ho nulla di meglio, sincero. Vediamo Joshua invece. Ecco qua. Questo è il meglio che posso dare anche a Joshua per ora. Direi che è arrivato il momento di iniziare da tutti quanti i capitoli precedenti e trovare tutti i report segreti. Trova gli occhiali con il naso, incontrati col segreto. Aspetta un secondo. Io ho intravisto Joshua lì. O ho visto male. Sai qual è la vera rottura di palle però? Che ti devi davvero rifare tutto quanto. Però in questo modo puoi rivedere certi pezzi che hai mancato. O meglio, che più che hai mancato, che non hai fatto caso la prima volta. Era qua, l'ho intravisto. A proposito di cose intraviste, eh? C'è un pacco, eh? Cos'è questa scatola? Oh cavoli. Occhiali col naso, è talmente divertente da far piangere dalle risate la gente. Usalo per tirare su quando sei di malumore. A proposito malumore cose, scusa un secondo. Ok, tutte le mie spille sono rimaste. Non che la cosa mi preoccupava, lo immaginavo. Però, sai com'è, non si può mai sapere. Nel secondo capitolo trova il rapporto per Shiki giorno 1. Rintraccia ed elimina tutti i simboli e rumori maiali di questo capitolo. Trova la divisa da Marinaretta. Ok, il maiale è facile da trovare, basta cercare l'icona. Eccoti qua, maledetto. Dammi quella spilla. Vediamo quale maiale è, tra l'altro. Ok, sei quello normale. Ormai sono troppo potente per te, maialino. Perfetto, maiale trovato. Dobbiamo trovare la divisa da Marinaretta. Oh, finalmente possiamo iniziare la nostra battaglia contro i rumori più deboli e prenderci tutte le spille mancanti. Madonna, al livello a cui siamo adesso è veramente una cavolata ucciderli, soprattutto con sto attacco, ma veramente siamo troppo potenti. Vittoria in solitaria. Non possiamo andare oltre questa zona, torniamo indietro allora. Vediamo se magari... Oh, va molto meglio ora. Che sollievo. L'ha capito. In un certo senso è molto notevole. Ehi, Hachiko sembra giù ultimamente, non pensi? Hachiko si sente giù. Significa che anche lui è afflitto dalla maledizione. Eh? Cos'è questa scatola? Oh cavoli. Vestito da Marinaretta. Oh, purezza. Ricordi bei tempi del grembiule? Un solo sguardo a questo uniforme ti fa ricordare con una punta di amarezza i giorni in cui te ne stavi sotto la pioggia. Quanta poesia, fammi vedere. Allora, sono senza brand queste cose. 8 di attacco e 40 di difesa, non male. Mentre il vestitino nella sezione completi, ok? 210 di attacco, non male, non male. La darei a Joshua questa cosa. Dobbiamo trovare un negozio che ci dice però cosa fa. Tra l'altro dobbiamo fare oh, devo farmare i 10 yen. Devo farmare un sacco di 10 yen. Ci sono un sacco di nemici che dobbiamo recuperare a livello difficile, tipo questi, gli orsi. Ma anche a livello facile ne abbiamo un sacco, i pipistrelli questi rossi. Se vogliamo avere il report completo, dobbiamo ucciderli tutti in tutte le difficoltà. Ok, vestito da Marinaretta trovato. Giorno 3. Rintraccia ed elimina il maiale. Trova lo yukata ed elimina l'88 in difficile o in massimo. L'88 dovrebbe essere il boss, giusto? Sì, il pipistrellone. Cosa che ho già fatto nell'altro capitolo. Solo che non... Ah, ma aspetta! Ah, ma sono due diversi. Uno era rosso e uno era blu. Ah... Non l'avevo notata questa cosa. Tra l'altro invece il corvo qui non abbiamo ottenuto niente neanche la prima volta. È assurdo, eh. Vabbè che forse col predefinito, col 5%, era difficile ottenere qualsiasi cosa. Questa tizia c'ha nuova roba, tra cui doppio petto, bello. Rigenerazione iellata, che sfiga.
ma anche il vestito della Vergine di Ferro. Meno 75 più 20 più 40. Coraggio 350. Un filino tanto, sorella. Cosa vuoi in cambio? Materia ombrosa, fiocchetto carino. Come? Ah, il... ok, pensavo che era uno degli abiti. Il mio vestito preferito. E quale cacchio è il suo vestito preferito? Va bene, tornerò. Aspetta, qua c'è il simbolo maiale. Dove sei? Eccolo qua, nascosto nell'angolino. Maledetto. Vai! Crepalo! Lo so che era great. Allora, andiamo da Ramendon, che c'è il tizio. Sapete che c'è un metodo alternativo per completare invece la missione del giorno 3? Prima di tutto dobbiamo trovare lo Yukata. Passiamo da questo presupposto. Vorrei sapere dove si trova. Una volta che incontriamo di nuovo Bit e Rhyme, che ci parleranno dei meme. Cosa che tra l'altro dei meme l'abbiamo usata relativamente poco. Oh, un nuovo vestito. Lady Dragone. Ostacoli più durevoli. Wow. Oh, una nuova spilla Musratus invece. Questa la prendiamo. Oh, un vestito da cameriera. Coraggio qua. La madonna. Cosa vuoi? Materia, la ragione agli occhi e Re Artù. La ragione agli occhi ce l'abbiamo. Sono sicura, quella che ci ha dato la demonica i capelli rossi. Re Artù no. Però dal nome sa tanto di Pegaso. Dicevo, per risolvere la questione, andiamo da questa ragazza che è qua ferma, che si fa i fatti suoi e pensa molto meglio. Pastiglie per la tosse Aurora. Se diamo a lui caramella per la tosse invece come parola. Caramelle per la tosse, sì. 777 urla sempre. E io voglio che il concerto vada bene. Ok, è deciso. Non era la parola che serviva, però è un'alternativa. Devo sbrigarmi. Eccoci qua. Ok, caramelle per la tosse, fatto. Ma ho la sensazione di star dimenticando qualcosa. Neku, prova con un altro meme. E c'hai ragione. Torniamo un attimo al negozio di ramen. Proviamo a inserirgli come parola appunto ramen. Lui ritorna dentro. Neku è là, non sta comprando il pezzo, sta mangiando. Eccoti. La specialità di Ramen Don. Aspetta, mangia prima che si raffreddi. Aspetta un attimo. Oh cavoli, devo andare a prendere quel pezzo. Aspetti, signori, i suoi noodles! Oh, non posso vincere. I giovani non mangiano più il ramen vecchio stile. Aspetta un paio di giorni, vedrai. Neku, seguilo! Eh? Cos'è questa scatola? Oh, cavoli! Lo Yukata! Questo perché l'obiettivo si chiamava appunto ramen dimenticato. 210. Neku ce li ha precisi, lei... un po' meno. Allora, abilità ancora bloccata. 150, 5 e 15. Direi che non è male. Shiki, stai ancora digerendo? Sì. Quindi al prossimo giro ti aumento il coraggio. E ora possiamo dirgli di andare a prendere il fusibile. In teoria ora dovrebbe prima dirgli della caramella, poi del fusibile. Basta perdere tempo. Aspetta, aspetta. Ho il pezzo. Era ora, dannazione. Ora sistema le luci. Lo farò, ma prima... cosa c'è? Ho pensato ti facessero comodo queste prima dello show. Caramelle per la tosse. Non vedo l'ora di vedere il concerto. Dai, vattene. Giusto. Ehi. Sì? Facciamo la storia del rock, amico. Sì. Oh, che fortuna che abbia trovato il pezzo, eh? E ora abbiamo la luce. Finalmente possiamo vederci qualcosa. Ehi. Grazie di tutto. Ecco, per voi. È la maglietta dei Death March. Un giorno varrà milioni. Oh, grazie. Mi raccomando, voglio vedervi al concerto. A dopo. Tieni la maglietta. Bene, ora concludiamo questa missione. Giusto. Oh, stella fortunata. Merchandise venduto al concerto di Death March. Fa incassare 20 sul mercato. Scambialo al negozio per un gran bel oggetto. Aspetta, cosa? Perché io in teoria so che quella spilla fa un altro effetto. Stella fortunata... in teoria serve ad aumentare il drop rate. Quindi questa la lascio giù per ora. Questa la sposto. Questa la sposto. E mettiamo questa qui. E la lasciamo livellare. Anche perché è col cavolo che la vendo. Ultimo obiettivo del terzo giorno. Uccidere il boss in difficile. Eccolo qua. Scusa un secondo. Perché non me l'ha contato?
Io avevo il livello difficile. Ho dovuto fare un attimo di ricerca per capirlo. Non devi uccidere il rumore 88 della storia. Devi uccidere il rumore 88 come nemico a parte. Porca miseria, a saperlo prima no? E lo stronzo si trova qui, in quest'angolo. Maledizione a te. Va bene, facciamo a botte. Forza. Dai, non sei stato un problema fino ad ora. Non lo sarai adesso. Anzi, visto quanto cazzo sono forte, ti sfondo a craniate, ti giuro. Ti tiro una testata e vedi come ti spacco in due, stronzo. Uccidi anche l'ultimo. Ecco, fatto. Ora tocca a noi. Oh, sono anche salito di livello. Obiettivo completato. Mannaia l'esistenza. Giorno 4. Cerchiamo il maialino. Oh, simbolo blu, aspetta. Aspetta che qua. Vediamo chi è. Ah, Bit. Beh, effettivamente con Joshua. Oh, bastardo. Guarda che la prima volta che ci siamo scontrati hai vinto tu solo perché il gioco mi ha impedito di continuare. Ora penso che non avrai questa fortuna, mio caro. Joshua, ammazza lo stronzo. Dov'è? Mannaia all'esistenza, Bit. Allora, curiamoci. Colpiscilo, Joshua. Buia. Tu sei un filo più difficile, effettivamente, di uccidere i semplici nemici. Non te lo nego che un po' più di difficoltà me l'hai messa. Non te lo nego. Però sei stato sconfitto. Mi dispiace, Bit. Vediamo, spilla d'oro. Yes. Cosa avremmo ottenuto? Rhyme? Speriamo. Abbiamo ottenuto vivo per il cibo. Credo sia una spilla di cura. Senza brand, ovviamente. Bevanda curativa, 30%. Non dice che cura, nient'altro. Ti ridà solo IPF. Vabbè, meglio di nulla. Fa sempre parte del completismo. E quel 15% a difficoltà massima, voglio credere che sia Rhyme. E andiamo a fare a botte col maiale. Dammi quella maledettissima spilla ora. Voglio ottenere la spilla del maiale, ti giuro. Uccidi. Ecco fatto, perfetto, prima che scappava. Vediamo, il boss 80, il rumore maiale e signora mamma Natale. Ho detto che voglio andare a fare shopping. Mi viene da pensare il 104 a me. No, non mi ha dato il pacco, vuol dire che non era qua. E mi ha sbloccato l'anello DB, perfetto, grazie. E questo cos'è? Credo sia la cintura del boss della zona qui. E bisogna fare amicizia per sbloccarla. Cosa vuoi? Materia ombrosa e argento scintillante più la cintura borchiata, va bene. Vento di Timpin, lama di Timpin e andare e venire. Bene. La bandana di faccia da P. Ah, perché aveva una bandana, scusa. Forse sì, forse ce l'aveva sotto il cappello. Materia ombrosa, seta lucente, bandana e slogan, ottimo. Ricarichiamo un attimo questa zona per due motivi. Voglio provare a battere di nuovo Bit, ma magari il livello facile, non lo so. E secondo motivo, Neku, ho detto che voglio andare al 10-4.
Eh? Cos'è questa scatola? Oh cavoli! Il vestito da signor Natale. Coraggio 190, ok ci siamo. 75, 10, 15. Buono, dai. Meglio sicuramente di questo. Riproviamo a sfidare Beat. E abbiamo ottenuto la spilla, ottimo. Direi di farlo anche in facile a questo punto. Di nuovo questa, davvero? Che spreco. Almeno in facile magari sarà diversa, chi lo sa. Ah, la spilla Wildboard. Bella, questa sì che è utile. Quindi il prossimo boss da uccidere è l'87. Ok, ok. Non ho motivo di doverlo fare in difficile, a parte il gioco che vuole che lo faccia in difficile, ma in normale e in facile dovrebbe sbloccarmi qualcos'altro. E dove ti trovi di bello? Eccolo qua, bello preciso, proprio sopra di noi. Il final boss già nella prima zona. Donna mia, ti spacco. Allora. Sì, forse effettivamente avrei dovuto usare subito le mie spille forti contro di lui. Allora, via 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 via. Ok, raggiungiamo. Calmo. Ok. Dicevo, cerchiamo di raggiungere il 300% Beat. Così sto stronzo lo facciamo fuori subito. Madonna mia. Boss finale. Oh Shiki. Calma. Ok. Tra l'altro non so se vale anche ferire lei. Colpisci. Ecco fa. Oh. Ok. Credo di averlo evitato il colpo, dicevo. Ok, mi sa che ecco appunto, mi ha preso. Perfetto. Boss finale. O meglio, prima fase del boss finale. Sconfitto. E la spilla è al massimo livello. E il giorno 4 completato. Giorno 5. Simbolo maiale. Signor papero. Bianco bianco bianco. Credo che il giorno 5 sia quello del signor demone. Dobbiamo dire tre volte bianco. E il numero 90 è in difficile. Qua c'è il rumore maiale. Dobbiamo solo trovarlo. Aspetta, lì c'è Makoto che ha bisogno di risposte. Un attimo. Prima il maialino. Oh no. Doppio giro di maiali qua. Perfetto. Colpiti tutti assieme. 5000 yen. No, metallo raro. Wow, che premio. Alla e Max c'hanno alcuni dischi missione. Metallo raro e 30 metalli rari. Ok. Non sono difficili, dobbiamo solo riuscire a trovarli. Ah, rintraccia tutti i simboli maiali, non ce n'era solo uno. Ok. Dobbiamo trovare tutti gli altri, allora. Il rumore numero 90, invece qual è? Il rumore 90 è il corvo. Ok. Corvo che tra l'altro mi manca da fare ed è al 35. Ok, e se lo abbassiamo, vediamo, al 50, diventa il 50%, va bene. È già metà delle possibilità. La collana di Rhyme. Bella. 150 meno 20 di attacco, 35 di difesa. Non è ottimo, eh. Però per il completismo ci serve. Rabbia fulminea. Gratta uno spazio vuoto. Sciabolata vorticante. Attacco 130. Minchia, subito. Ah no, sui pantaloni di faccia da P. 130 e 15. E cosa vuoi in cambio? Oricalco pelle resistente. Allora, l'oricalco possiamo comprarlo, la pelle resistente pure. Quei pantaloni saranno uno dei nostri obiettivi, allora. Il pupazzo, il suo peluche, dai. 2,50, 15 e 15. Sicuramente avrà un'abilità dedicata a Shiki. Oricalco e morbido cotone. Dobbiamo comprare un sacco di oricalco, allora. Ok, prima di procedere, allora fammi ritrovare dov'è il maiale. Fammi vedere, magari si nasconde qua in basso. Ah, no, non è il maiale ma è il boss. Ok, siamo in difficile. Sì, andiamo. Allora, facciamo
fuori prima i corvetti, che questi ci rubano le cavolo di spille. Ok, dov'è il grande capo? Eccolo che arriva. Aspettalo, eccolo. Morite tutti! Ecco, fatto. Yes! Distrutto con un colpo solo. Non ti puoi avvicinare al fulmine, è il fulmine che si avvicina a te. E abbiamo ottenuto la spilla d'oro, quel 50% è servito. Cornacchia, questa si è evoluta. Perfetto. Scusami. Certo che uno non si può proprio mai fidare, eh. Questa spilla c'era scritto che si evolveva utilizzandola nell'altro verso invece da lasciare da parte. Affanculo. Dobbiamo tornare al giorno 5 poi, quello di Joshua, per riottenerla. Vabbè, almeno possiamo provare questa. È una classe B, questa è una classe demone. Non penso che vadano in conflitto. Gratta uno spazio vuoto. Si riattiva dopo 3 secondi. Questa dopo 3 secondi. Possiamo farcela. Obiettivo raggiunto. Dobbiamo fare bianco, bianco, bianco e trovare un'altra volta il maiale. Eccoti qua sopra nascosto. Che tra l'altro quello lì credo di averlo anche visto quando eravamo nel giorno 5. Solo che appunto non ero riuscito a sconfiggerlo. Ok, sei solo tu, giusto? Come cavolo facevo a non ucciderli, veramente? Vediamo, li abbiamo uccisi tutti, perfetto. Ci manca solo bianco, bianco, bianco. Facciamo signor demone, perfetto. 3 volte bianco. E abbiamo ottenuto il signor papero, e vai. L'ora del bagno non è mai stata così divertente. Vediamo cosa fa il signor papero, ti prego. 140 di difesa, non male, ma non ci dice l'abilità. Oh, fa una spazzata, non male. Bello. Ok, giorno 6. Abbiamo già due obiettivi, che è il giorno 5 e il giorno 3. Tutti i rumori maiali e solid slammer. Poca spesa, tanta resa. Vabbè, questo giorno in realtà è facile. Dobbiamo solo trovare i maiali e la spilla solid slammer, immagino. Che è probabilmente data da Makoto, vero? Eliminati i rumori maiali in quest'area. Perfetto. Vediamo dove si trova allora. Eccolo qua. Oh, sono 3. Uccidi. Ecco fatto. Ehi, li avete già fatti fuori. Non siete niente male. Allora, che ne pensate? Di cosa? Carini, eh? Voglio dire, non importa. Cosa? Non guardatemi così. Ah, smammate, barriera eliminata. Affanculo. 75, 25, 25, 400 di coraggio. E la madonna, cosa vuoi? Oricalco, cristalli, occhiali eccentrici. I cristalli possiamo comprarlo e lo ricalco pure, quindi direi di andarlo a prendere. Questa qua, 25.000, tocca la spilla. Da sola non mostra alcun potere. Va bene, grazie. Dov'è il tuo solid slammer? Aspetta, forse è lui, aspetta. Non puoi lasciare che il tuo solid slammer si deformi. Non fa parte del tuo corpo o della tua anima. Se vuoi essere uno dei miei slamurai, dovrai sistemare la tua attrezzatura. Già. Ah, che culo. Abbiamo trovato il solid slammer. Prima di aprire i battenti del ramen down, Kendoi costruiva giocattoli e allacciatevelo e diventate quasi come il titano dei Timpin. Ok, e cosa fa questo accessorio? 30 di attacco e meno 50 di difesa, niente più. C'è tanto meglio la paperella. Dobbiamo trovare qualcuno che ci dica cosa fanno questi oggetti, però cazzo. E con questo il giorno 6 è a posto. Ultimo giorno della settimana, dobbiamo sconfiggere il gran capo, trovare la tuta di Mr. Miao, la ktt dell'amore, uccidere tutti i maiali, appunto uccidere il gran capo, va bene. Allora, un maiale si trova qui, vediamo dove. Eccolo qui, al centro dello schermo. Oh, 3 maialini, eh. Muori. Ecco fatto, perfetto. Vabbè, diciamo che non è male il piccione. Peccato che fino a che ho questa sono indistruttibile. Un rumore maiale è andato. Dov'è il prossimo maialino? Non è che li abbiamo già uccisi tutti i rumori maiale? Perché non li trovo. Sì, li abbiamo già uccisi. Devo trovare la tuta di Mr. Miao. No, aspetta.
Ah, eccola qua. Ecco cos'è la scatola, vediamo. Il vestito da Mr. Miao. Si è impegnata tanto per realizzare in occasione del festival scolastico dell'anno scorso dopo quell'evento misteriosamente sparito nel nulla. Shiki, santo cielo. Anche tu però. Meno 100 di HP, più 20, più 20, 150. 100 HP non sono tantissimi, volendo. Possiamo reggerla, Vorrei sapere però prima cosa fanno questi oggetti. Ed eccoci arrivati nella zona in cui in teoria dovrebbe, eccolo, nascondersi il boss. La sua versione, diciamo, blu. Siamo in difficile, speriamo di ottenere la spilla. Vai! Abbiamo 50% più la stella. Welcome to my kitchen. Benvenuti nella mia cucina, che sei Gordon Ramsay? Beccati questo, bastardo! Quando fa quella sfera nera in bocca, credo che non possiamo danneggiarlo, sai? Penso che non possiamo danneggiarlo quando fa la sfera nera. Ma sì. Provaci a colpirmi, scemo. Ecco fatto. Distrutto. Ti prego, dammi. Dammi quella spilla, maledetto. Dammi la spilla, la voglio. Ottenuta? Oro? Vediamo. Yes! Ovis. Abbiamo Leo e Ovis. Tocca un nemico e fa il fulmine. Ok, con una setta, tocca ai nemici che contro setta rampeggia e fare una combo. Cosa sei tu, demone? Cos'altro abbiamo di livello demone noi? Questo. Posso privarmi di questa solo per livellarla? Per un po' direi di sì, dai. Facciamo così. Questo. Questo. Questa, vabbè, finiamola di livellare e mettiamo questa. E già che ci sono, vado a fare di nuovo lo scontro con il boss. Distrutto. E abbiamo ottenuto un altro Ovis. Non che mi servisse, ma... E la prima settimana termina così.